Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di scuola, università. E spezzo una lancia a favore dei laureati, vado contro tendenza, perché sembra quasi che ultimamente ci sia la moda di dire i laureati sono lassisti, i laureati non sono ricchi, i laureati hanno paura, i laureati qua e là, i laureati non possono diventare imprenditori, i laureati non possono avere successo, bla bla bla. Beh, io fino a quel tempo fa anch'io la pensavo tra virgolette così, perché io sono un laureato con il massimo dei voti, un ex secchione, criticavo e critico anche adesso la scuola, perché la scuola ti insegna un mestiere, ragazzi, ma attento però, non ti insegna la vita. Perché quando una persona o più persone mi ripetevano i laureati qua, i laureati là, anche il direttore di banca, il computer è pieno di laureati senza una lira in tasca perché il metro erano i soldi, bene, mi facevano riflettere. Però a un certo punto, sai come nei fumetti di Topolino, quando eravamo ragazzi, c'era Archimede Pitagorico, no? L'idea che si accendeva, mi sono chiesto, ma scusami, il mondo è pieno di laureati o pieno di gente che a scuola non c'è mai andato o è andata male eppure stanno al palo dell'esistenza? Che significa esistenza? Sono felici? No. Si sono realizzati? No. Sono frustrati? Sì. Io parlo sempre di media, ragazzi, un po' come i laureati, per cui questa insoddisfazione, questa mancanza di realizzazione è trasversale, non è soltanto un discorso di laureati o di chi ha la laurea o di chi fa il disoccupato dopo 1000 anni di studio, è trasversale. Logico che si parte dalla famiglia, dal nucleo familiare. Se in famiglia ci sono persone negative, rinunciatarie, gente che educa i figli con i sensi di colpa, come fa la stragrande maggioranza, con le punizioni e non con le riflessioni, con le umiliazioni, le provocazioni, la rabbia, l'odio, la mancanza di perdono, beh, permettimi, non è la scuola che fa la differenza, ma la famiglia, i genitori, vittime di altre vittime, perché pure loro da piccolini sono stati educati in questo modo. Io quando ero ragazzo andavo a scuola, tornavo a casa, a scuola perfetto, educazione condotta 10, bla bla bla, sto parlando di 40 anni fa, più di 40 anni fa, un quasi mezzo secolo, e mio padre poi a casa invece si scatenava l'inferno, no? 4 maschi e una femmina, immagino un po' a casa mia che succedeva. E quindi mio padre in dialetto salentino ripeteva, ma l'educazione alla scuola non ve la insegnano? Perché mio padre era rimasto alla scuola di quando era lui piccolino, dei primi del 1900, dove veramente lì ti insegnavano, credo, l'educazione, il rispetto, intendo, come educazione. E praticamente aveva ragione, perché a scuola non si insegna la vita, si insegnano nozioni scolastiche, ma attento, come a scuola così nella famiglia, per cui il vero problema, la vera causa di tutti i problemi non è la scuola, perché è un piccolo tassello, ma è la famiglia, la società, il sistema che ci ipnotizza dalla mattina alla sera con cose negative, con suggestioni negative, dal benessere alla salute mentale e fisica, alla ricchezza, ai rapporti, ai divorzi, alle separazioni, alla famiglia, ai figli, alle famiglie allargate, a chi più ne ha più ne metta. Non è un modo di dire, se tu prendi un cane da piccolino, come insegna Pavlov, per chi lo conoscesse, è stato un ipnotista russo, un fisiologo, eccetera eccetera, e tu il cane lo puoi addestrare a diventare come un micetto docile oppure come un Rottweiler assassino. E così il bambino, ragazzi, il bambino da piccolino, anzi aggiungo già da quando è a 3 mesi nella pancia della mamma, quando il cervello è formato, inizia a registrare come una scatola nera, che è lì che si forma la sua personalità, il suo carattere, che deriva da impressione, ciò che lo impressiona. Per cui, che cosa ha a che vedere tutto sta ambaradan con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola? Ha a che vedere che se tu ti trovi in questa situazione, oppure vuoi che tuo figlio o te stesso
cambi rotta con l'ausilio della tua mente, guidato senza fare nulla dall'ipnosi, autoipnosi, DCS vera e professionale, scrivimi un'email a ipnologiassociati@libro.it, alla mia associazione di ipnologi associati di Los Angeles, e io ti risponderò gratis, compatibilmente con i miei impegni e con i miei tempi. Oppure, se non hai voglia di scrivere, eccetera, eccetera, puoi recarti presso un professionista dell'ipnosi della tua zona e iniziare una sessione di ipnosi. Logico che non tutti utilizzano il mio metodo, è logico che non tutti trattano e fanno tutto, quindi in base al tuo problema, al tuo, alla tua frustrazione, al tuo limite, alla tua esigenza, al tuo interesse, eccetera, eccetera, tu devi chiedere sempre al professionista dell'ipnosi o al sottoscritto che cosa vuoi ottenere, come vantaggi, come benefici, perché la mia missione in primis è sdoganare l'ipnosi, in secondo è darti dei vantaggi tangibili, concreti, perché ricordati, io mi definisco come un santommasiano, San Tommaso, se non vedo, se non tocco, non credo. Ho visto i vantaggi, i benefici rimarchevoli sulla mia persona, sui miei cari, su centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero, e proprio stanotte pensavo, ma sto facendo bene a mettere la mia faccia davanti a tutti oppure no? Bene, come disse anche un altro grande personaggio, se conosci qualcosa che può cambiare la vita alle persone, hai l'obbligo morale di diffonderlo, e io sto qui, finché sono su questa terra, per darti una mano a capire che la parola ipnosi la puoi pure allontanare, la tua mente ha il potere, nel bene, aggiungo purtroppo nel male, di portarti alla felicità o alla infelicità, intesa a 360 gradi, quindi salute, benessere, ricchezza, relazioni, chi più ne ha più ne metta, sport, creatività, vedo tanti artisti che hanno esaurito da anni la loro vena ispiratrice e purtroppo anche loro sono rimasti al palo della vita. Non è un discorso di scuola o di università, ma un discorso di ciò che è entrato nel loro subconsciente, nel loro pilota automatico, e li ha condizionati a dire con l'età finisco di creare o non posso più creare. Quindi, riassumendo, utilizza la tua mente come fanno i poteri forti che conoscono le leggi della mente, anche se non usano mai la parola ipnosi, a tuo vantaggio. Scrivimi e ti dirò come fare. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere, Ipnosi, Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli può cambiare la vita, e lo dico con il cuore in mano, ragazzi, con il cuore in mano, e non per un tornaconto personale, anche se ci può stare, nessuno dice il contrario, ok? E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere, Ipnosi, Soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino. Al prossimo video, un bacio e un abbraccio.